Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Non comincio neanche con la tiritera di se mi vedete truccata come lo scorso video, e perché? Perché siccome devo concentrare tutti i video dell'estate in tipo 4 giorni che ho per registrare, dovrei dirlo tipo in tutti i video, quindi voi lo sapete, io non ve lo dico. Allora, come da titolo, sono qui per farvi, come tutti gli anni, il video sulla mia TBR estiva, ossia il video sui libri che ho intenzione di leggere quest'estate. Quest'anno sarà sicuramente una TBR più ristretta, perché per chi non lo sapesse, io durante l'estate dovrò lavorare alla mia tesi magistrale, quindi la maggior parte delle cose che leggerò, che siano libri, che siano articoli, che siano PDF, che siano eccetera, saranno tutti quanti dedicati alla tesi. Non ve li mostro i libri che ho già da leggere per la tesi, gli articoli, eccetera, perché magari non a tutti interessano, però se volete sapere su cosa tratterà la mia tesi, se volete sapere nello specifico che libri leggerò, perché magari vi interessa l'argomento oppure studiate le stesse cose, scrivetemi e io ovviamente vi darò tutte le informazioni del caso, ma vi tartasserò abbondantemente su Instagram durante l'estate, sulla mia disperazione pre-laurea, insomma. Quindi sarà una lista molto concentrata, perché verosimilmente non avrò tantissimo tempo per leggere libri che mi pare, purtroppo, perché in genere l'estate è il momento in cui riesco a leggere di più. Lo sapete che questi video sono anche un po' della vergogna, per chi mi vergogno sempre tantissimo di non riuscire a leggere quanto vorrei, però devo essere anche realista, insomma. Ho letto tantissimi libri per l'università negli ultimi 5 anni, quindi non è che non ho letto niente, è solo che non ho avuto tanto tempo per leggere cose che non riguardassero gli esami o la tesi o altre cose. Cercherò di riacchiapparmi un attimo. Intanto vi mostro i primi 4 libri che sono quelli che vorrei leggere quest'estate, che sono cartacei, e poi ho anche dei libri sull'iPad che vorrei leggere, e tra l'altro vorrei anche inserire nella mia lista uno o due libri di quelli molto leggeri, romanzi d'amore, eccetera. Quindi se avete qualche consiglio da darmi su libri del tipo Nicola Sparks, insomma, non le fanfiction di Wattpad, perché non sono proprio nei miei gusti, ecco, però Nicola Sparks è praticamente il mio autore preferito del genere romanzi rosa. Tra l'altro credo che Giulia sicuramente ne abbia un paio che io non ho e che sicuramente divorerò. Ma se volete darmi qualche consiglio su appunto libri un po' leggeri, storie d'amore carine che magari posso leggere in ebook, consigliatemeli, perché sicuramente saranno ben accetti. Allora, ho scelto 4 titoli tutti diversissimi tra loro, però sono dei libri che voglio leggere da tanto tempo e che quindi secondo me ha senso che io legga durante l'estate. Il primo che vi metto è Ritratto di signora di Henry James, e non sono matta a mettere che mi lamento che non ho tempo per leggere, che devo fare la tesi e mettere poi un libro gigantesco, perché come vedete me ne manca poco per leggerlo, per finirlo. Mi mancano circa 150 pagine, sono a pagina 440. 46, no, un po' di più. Allora, io sono a pagina 446 e il libro ne ha 680, quindi mi mancano 200 pagine su per giù. Questo libro l'ho cominciato tantissimo tempo fa, perché l'ho cominciato a inizio quarantena praticamente. Però, come potete vedere, è un libro molto, molto lungo e poi va letto con un certo ritmo. Non è un libro, secondo me, che si può bingiare, se si può dire anche per i libri, un libro che si legge in 2 giorni, perché va assaporato, è un classico americano che va proprio assaporato per bene. Questo me l'ha regalato mia nonna per Natale ed è un libro usato, come vedete, che lo rende ancora più prezioso, ha il prezzo in lire, per dirvi, sul retro. Appunto, sono quasi, diciamo, la fine più o meno e mi sta piacendo veramente moltissimo. Io non mi soffermerò a leggervi trame, a descrivere cose, perché sennò siamo qui tutto il giorno, però insomma è un libro che secondo me va letto. Io sono molto contenta di averlo ricevuto, perché un professore di un corso che ho seguito il primo semestre ne aveva parlato molto bene, ci aveva fatto leggere qualche citazione e quindi sono molto curiosa di finirlo, insomma, e di farmi un po' la mia opinione. Per adesso mi sta piacendo moltissimo e secondo me è un libro che va assolutamente letto, perché tra l'altro la descrizione del corteggiamento, dei paesaggi anche dell'Inghilterra, secondo me sono straordinari, veramente non c'è libro moderno che tenga di fronte a queste descrizioni. Quindi
Ve lo consiglio, anche se non l'ho finito, già so che ve lo consiglierò e sicuramente vi aggiornerò quando l'avrò finito. Secondo libro della mia TBR, Steve ha voluto inserire un classico russo. Anche questo non è propriamente un libro piccolo, però spero di riuscire a leggerlo entro, diciamo, la fine di settembre, mettiamo così, ed è L'idiota di Dostoevskij. Anche questo l'ho ricevuto da mia nonna come regalo, però tipo un anno fa e ancora non l'ho letto perché non mi ci sono mai addentrata per tutta una serie di motivi e voglio provare a leggerlo quest'anno, quest'estate. E non credo neanche che si dica Dostoevskij più perché ho scoperto tante cose sulla pronuncia degli autori russi guardando i video di Lenia Zodiaco, quindi correggetemi se conoscete la pronuncia corretta, vi chiedo perdono in caso. E io di Dostoevskij non ho mai letto niente, ho sempre voluto leggere, avvicinarmi ai classici russi, ma non ho mai letto niente. E siccome in questo periodo se ne parla tanto, sono molto curiosa di leggerlo questo. Anche di questo ne ho comunque sentito un po' parlare a scuola perché la mia insegnante di italiano ce ne aveva parlato e ce l'aveva anche consigliato, tra l'altro. Quindi chissà se è arrivato il suo momento. Poi abbiamo Martin Eden di Jack London in questa fantastica edizione sempre che mi ha regalato mia nonna. Questo, se non sbaglio, era una sua copia che lei mi ha regalato perché ho visto il film al cinema che hanno fatto l'anno scorso, se non sbaglio, con Luca Marinelli protagonista che appunto fa Martin Eden. Un film bellissimo che vi consiglio veramente di recuperare se non l'avete visto perché è una piccola chicca. E io l'ho visto al cinema con Elvi e sono rimasta veramente folgorata e mi sono molto appassionata alla storia. Allora ho chiesto a nonna se avesse il libro, ero quasi convinta che ce l'avesse perché mia nonna è tipo una biblioteca. Ce l'ho lì da diversi mesi in libreria e voglio provare a leggerlo appunto. Sono molto molto curiosa perché appunto mi è piaciuta moltissimo la storia. Sono sicura che il libro abbia molto di più da dire rispetto al film e quindi sicuramente mi ci avvicinerò. E l'ultimo libro, che in realtà avevo già iniziato ma che poi ho abbandonato causa esami eccetera, avevo cominciato a gennaio, è Follia di Patrick McGrath. Di questo se ne parla moltissimo, tantissime persone l'hanno letto in questo periodo di quarantena, tantissime persone l'hanno divorato. Io ci ho messo un po' in realtà ad avvicinarmi, diciamo, ad entrare nella trama di questo libro perché è abbastanza complesso, però poi con il sopraggiungere, d'altro l'ho cominciato a leggere prima del trasloco, poi la quarantena, gli esami, le cose, mi sono completamente persa e avevo letto un centinaio di pagine, ma non mi ricordo assolutamente più niente, quindi devo ricominciarlo da zero perché non l'ho letto neanche con la dovuta attenzione. E sono molto curiosa perché ne ho sentito parlare veramente moltissimo. Io l'ho comprato perché ne parlava super bene Julie Demare, che è una delle mie youtuber preferite, e di lei mi fido moltissimo quando parla di libri. Tantissimi libri che ho letto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni in realtà, li ho letti perché ne ha parlato lei, oppure Lenia Zodiaco, oppure entrambe. Mi affido moltissimo ai loro consigli. E tra l'altro vorrei farvi notare che il segnalibro è una rosa che ho preso in Uganda da un mazzo di rose che ci hanno regalato a una festa a cui siamo andate e l'ho fatta seccare e questi, quindi è un segnalibro mega mega prezioso e che posso anche togliere perché tanto sicuramente lo ricomincerò, però appunto quest'estate voglio leggere questo e probabilmente quando finirò Ritratto di Signora il primo libro che leggerò sarà questo perché è paradossalmente quello più piccolo se non sbaglio tra questi che ho scelto. Quindi questa è la mia TBR onesta e appunto ho dei libri anche sull'iPad e però appunto considerato che durante quest'anno dovrò sì, durante quest'estate, perché quest'anno? Durante quest'estate dovrò dedicarmi ai libri della tesi, gli articoli, le cose, eccetera. Non avrò tantissimo tempo da dedicare a libri di altra categoria, però sicuramente quando vado in spiaggia mi porterò un romanzo, non mi porterò il libro da studiare e prima di andare a dormire avrò un libro romanzo e non un libro da studiare e quindi spero di riuscire a dedicarmi un pochino alla mia tanto amata lettura
e di riuscire a riprendere un po' la situazione post-tesi, cercando di appunto coltivare un po' questa mia passione che ho dovuto mettere un po' da parte per forza di cose. Fatemi sapere nei commenti quali sono i libri che volete leggere voi quest'estate, se avete dei consigli da darmi. E so che ci sono tantissimi libri che ho messo anche nelle TBR degli scorsi anni che ancora non ho letto, ma la lettura non è una gara, ma deve essere un piacere, quindi questo. Tra l'altro io non sto comprando più libri perché ne ho tantissimi da leggere, ma me ne regalano in continuazione e quindi adesso quest'anno è la volta di loro. E diciamo che mi do fino a fine settembre per finire la mia TBR, perché comunque fino a fine settembre sarò impegnata con la stesura della tesi e devo incastrare un po' le cose. Fatemi sapere se avete qualche consiglio da darmi appunto per letture un po' più leggere di quelle che posso leggere un po' così, en passant, velocemente. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!